Beate le famiglie che si prendono il rischio di fare un buon uso della crisi, o meglio, delle crisi. La società in cui viviamo ci porta sempre a fuggire le difficoltà, a prevenirle, addirittura si vuole prevenire il dolore, la malattia, per quanto è possibile. Questo è umanamente accettabile, ma sappiamo bene che non sempre è possibile prevenire tutto nella vita. Oppure pensiamo che la famiglia debba essere un luogo in cui tutto fila liscio, e questo nemmeno è umanamente possibile. Ma nel momento in cui arriva la crisi o le crisi nelle famiglie, tra la coppia, tra genitori e figli, ma anche le crisi a livello personale, appunto, non siamo più capaci di reagire. Viviamo la crisi come qualcosa di negativo, eppure no. La crisi di per sé è una beatitudine, nel senso che la crisi anzitutto mi dice che io sono vivo. La crisi mi dice che io cerco qualcosa, che io cerco qualcuno. La crisi mi dice che io ho dentro di me un desiderio nascosto, ho sete di verità, ho sete di incontri, ho sete di relazione, ho sete di Dio, ho sete di autenticità. A me colpisce sempre una cosa, che tutte le grandi svolte, non solo nella storia, e nei personaggi storici, ma anche le grandi svolte, per esempio nella vita dei santi. La grande svolta di Francesco d'Assisi quando avviene? Quando lui cade in crisi, quando va in guerra, quando è imprigionato e cade in crisi. Ma Francesco risorge. Perché? Perché la crisi è positiva. E così le nostre crisi nelle famiglie possono essere momenti di confronto, di rinascita, possono essere momenti in cui rivedere il modo con cui si vive la famiglia, il modo con cui si vive il rapporto con la moglie, con il marito, il modo con cui si vive il rapporto con i figli, il modo con cui si vive il rapporto con il resto della famiglia, il modo con cui si vive il rapporto con l'esterno della famiglia, perché la crisi non è una maledizione, ma la crisi è e può essere una beatitudine. Come? Dipende solo da te e dipende da me. Ma domani ti dico ancora qualche altra cosettina sulla beatitudine della crisi. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!